Lui mi chiede, cioè l'ultima volta che ci ho parlato, che poi è stata quella volta lì a Brescia, che me ne sono andata, lui mi dice accetta il porno, se tu accetti il porno e superi questo ostacolo, poi possiamo stare insieme senza problemi, eccetera. Ma il punto non è solo accettare il porno, che già lì è una bella gatta da pelare. Io sono tanti mesi che cerco di lasciarlo. Per questa storia qui. Però lui non si faceva lasciare e io ogni volta cedevo e non riuscivo a mollarlo e tutte queste storie qua. Quindi mi sono detta no, alla fine mi sono fatta forza e voi non avete idea, scene patetiche. Del tipo lui era a letto con 40 di febbre che non voleva lasciarmi andare, mi tirava e io che non me ne andavo. Alla fine però sono riuscita ad andare via. Sì, c'entra di pre ha fatto una cosa orribile, ragazzi. Orribile. Qualche giorno fa, 3 giorni fa più o meno, lui mi telefona di notte. Mi telefona che erano le 3 di notte, mi tiene tutta la notte al telefono dicendomi, da prima mi ha iniziato a dire cose tipo dai, anche se non stiamo qui insieme, vediamo, continuiamo a vederci così, senza stare insieme. Insomma. Vabbè, fatto sta che inizialmente mi ha detto così, però poi ha iniziato a dirmi, no, ma io voglio stare con te, rimaniamo insieme, di qua e di là, rimaniamo insieme. E io voglio, ci tengo, non ti lascerò mai, e tutte ste cagate. Vabbè, durante la telefonata lui mi dice sono in macchina, sto andando all'aeroporto perché vado ad Amsterdam. Lui va ad Amsterdam, comincia a farsi gli snap, le foto ad Amsterdam, cioè da solo, finché la pagina Sesso, Droga e Pastorizia praticamente l'ha paparazzato in aereo. L'hanno paparazzato e hanno messo le foto sulla pagina. Un ragazzo nei commenti, un utente, scrive: ah sì, io ho visto Dipré ad Amsterdam girare con una tipa rossa. Lui mi ha detto che andava con un suo amico quando in realtà andava con una tipa. Ho iniziato a chiedergli spiegazioni, ma con chi sei, con chi non sei? Lui mi fa: no, sono col mio amico, sono col mio amico. E lui di fatto è andato ad Amsterdam con una tizia che si chiama Marianna. Io ho scoperto nome, cognome, indirizzo, so tutto di lei. E lui, mentre andava in aeroporto per partire con Marianna, mi telefonava e mi diceva: tesoro, rimaniamo insieme, ti prego, non ti lascerò mai. Avete capito dov'è il tradimento? Comunque, è andato tutto bene per lui finché non ha fatto la mossa sbagliata, ovvero farsi beccare con un'altra. Evidentemente, gli ultimi tempi si erano creati degli screzi molto forti, aveva capito che io non ero più molto gestibile e ha pensato bene di cambiare vittima. Lui semplicemente ha intortato questa ragazza per farle fare dei video che ad oggi non sono ancora stati pubblicati. Ed è per questo che io in quella famosa diretta l'avevo insultata e l'avevo mandato le livette contro per farla spaventare e per far sì di rovinare i piani di lui. Un'esposizione pubblica così, sapevo che lei era ragazzina piccola, avrebbe spaventata e magari avrebbe evitato che lui la sputtanasse. Vi dico anche che ha due o tre, almeno due o tre ragazzine sotto mano, di cui potrei anche dirvi i nomi, e ho deciso che lui deve smettere, che non deve più abusare psicologicamente delle persone. Io sono qui perché sono venuta ad incontrare una ragazza e ora vi racconterò alcune cose molto gravi che riguardano Andrea Di Pre. Intortava tante altre ragazze, tra cui me, insomma, ha preso in giro me e ha preso in giro tante altre con l'intenzione di fare dei video, in particolar modo di fare dei porno. Io oggi sono qui con una ragazza di 17 anni e oltre a lei
che adesso vi racconterò più o meno come sono andati i fatti. C'è anche una ragazza di 14 anni, ragazzi, che 14 anni, che è stata adescata da lui tramite Snapchat, che è già andata dai carabinieri. Non è successo niente, per fortuna, con la ragazza di 14 anni. E adesso io voglio lasciare la parola a questa ragazza, che rimarrà anonima, coperta, e la sua voce verrà modificata, perché appunto non voglio che la sua privacy sia in qualche modo violata. È coinvolta in un porno. Poi vabbè, io gli ho detto di non pubblicare quel video. Come ha fatto a convincerti? E continuava a dirmi fai sto porno, cioè non lo pubblico perché tanto sei minorenne. Cioè all'inizio comunque lui voleva pubblicarlo, poi ho capito che comunque io non gliel'avevo permesso, e ha iniziato, poi mi diceva no, non lo pubblico, allora però fallo, vedrai che uscirà una cosa bellissima. Magari c'è molta gente che dice ma stupida tu che hai fatto il porno, scusa, perché l'hai fatto? Allora, il problema è che voi non sapete com'è lui e il modo che lui ha di manipolare le persone. Io stessa ho fatto fatica, perché lui appunto è pressante, lui sfinisce le persone, lui telefona in continuazione. Quindi io esorto i social a cancellargli i profili. Ragazzi, i suoi profili, i suoi social devono essere annientati, sono gli strumenti che lui usa per fare certe cose. Domani comunque andrò a denunciare i carabinieri, e poi già ci sono andata con la ragazza e tutto, però ripeto, queste cose sono un po' lunghe, un po' complicate. Queste sono tutte prove che ovviamente porterò ai carabinieri domani. Questo video qui, che potete trovare su YouTube, il titolo è Ragazzina irrompe sulla scena di YouTube per Andrea Di Pre. Allora, questo video qui, la ragazzina è presumibilmente minorenne, non ne ho la certezza assoluta, ma si vede dal video che è piccolissima questa quasi bambina praticamente. Voi potete guardarvi tutto il video, salva il video nel caso venisse rimosso, ovviamente video, le prove sono tutte salvate. Allora, praticamente se voi vi guardate il video, lui comunque tenta di molestare la ragazzina. Nel finale in pratica la convince a dargli dei calci nelle palle, e le dice anche entrerai nel mondo del porno, cose del genere, insomma cerca di convincerla a fare porno, e la ragazzina insulta me, ma credo l'abbia fatto convinto da lui, da Di Pre, e anche da Max Felicitas, perché c'è anche Max Felicitas in questo video che filma. Io, ragazzi, proverò a fare tutto, poi se la polizia non fa nulla e a quel punto non so che farci, però sappiate che tutto quello che riuscirò a fare, comunque anche con avvocati eccetera, lo farò. Ok ragazzi, sono arrivata, sono dai carabinieri come potete vedere, e adesso vado. Questa è la denuncia che ho fatto. Loro mi hanno fatto domande su tutta la nostra storia che abbiamo avuto, sono nomi di persona, conversazioni, e fatti in cui lui mi pregava, mi supplicava di non lasciarlo, e mi telefonava in continuazione. Io delle minorenni l'ho saputo solo nell'ultimo mese praticamente, no? Quando appunto l'ho sputtanato e le ragazze mi hanno scritto, ma io prima non lo sapevo. Io sono stata veramente malissimo quando mi ha tradita, insomma, mi ha tradita in senso sentimentale, perché finché fai porno, chi se ne frega, sono cose, cioè, però quando mi ha tradita veramente, che si è preso una e se l'è portata in giro, io sono stata così male che ho detto no, cioè, l'ho denunciato appunto per adescamento minorile e pornografia minorile. Ha una denuncia mia in Italia e una denuncia all'estero, perché appunto ha coinvolto anche una ragazza all'estero, quindi insomma
da quel momento che cosa è successo? È successo che le forze dell'ordine si sono abilitate, hanno interrogato le ragazze che mi hanno appunto comunicato di essere state chiamate dalla polizia, interrogate, hanno interrogato me, mi hanno chiamato quelli della squadra mobile per interrogarmi dei minimi dettagli di quello che sapevo, di quello che non sapevo, hanno poi voluto sapere cose anche sul discorso droga, perché chiaramente c'è anche quello, il fatto che lui offra droga alle persone, alle ragazze per intortarle, per fargli fare porno eccetera eccetera, e quindi c'è stato questo, ci sono state tutte queste cose. Lui, io non so poi che cosa abbiano fatto, vi posso dire che lui è stato chiuso in casa tipo un mese e mezzo senza mai uscire, senza fare niente, e si faceva le storie dentro casa così, e finché è di nuovo uscito e ha fatto il danno, ragazzi. Ovviamente è a piede libero, fa danni, sapete, no? Fa danni. E allora che cosa ha fatto? Avete presente Saluta Antonio? Il ragazzo Saluta Antonio, si chiama Marco lui, quello che dice Saluta Antonio, è famosissimo Saluta Antonio. Andrea Di Pre ha convinto il ragazzino di 15 anni, credo, lui l'ha convinto a fare un'intervista delle sue, però da quello che ho capito Saluta Antonio non sapeva, non conosceva Di Pre, cioè non sapeva chi fosse, quindi sto ragazzino, siccome lo chiamano per fare un sacco di video, un sacco di cose, lui li fa, probabilmente non è che è stato lì a... non sapeva chi era Andrea Di Pre. Così è andato a fare questa intervista. Durante questa intervista i genitori del ragazzino sono stati informati della cosa e l'hanno chiamato, e nel momento in cui l'hanno chiamato lui è andato via, cioè nel senso gli hanno detto torna a casa, scappa, vai via da quello lì, e lui è andato e tornato a casa, ok? Quindi non dando il consenso per pubblicare questa intervista, per pubblicare materiale eccetera eccetera. Cosa è successo secondo voi? Ha pubblicato lo stesso il materiale, cioè ha pubblicato le foto e oggi dovrebbe pubblicare il video dell'intervista, quindi in sostanza lui non può senza consenso pubblicare il video di un ragazzino di 15 anni, cioè non lo può fare, cioè legalmente non lo può fare. Ed infatti io comunque mi sono già mossa perché ieri ho fatto contattare pure Gianni Morandi per questa cosa qua, dai miei collaboratori che hanno pensato a tutto, e adesso abbiamo contattato anche una persona molto vicina alla famiglia di